Ciao a tutti amici di Mi-End, oggi abbiamo qui davanti a noi il Motorola Razr, come potete vedere. La confezione è molto molto bella in cartone, come potete vedere già da fuori troviamo l'immagine del cellulare. Andiamo ad aprirla, ovviamente il cellulare è già stato usato, quindi se trovate qualche ditata vediamo dopo. Questa è la confezione della Motorola. Adesso il caricabatterie sarebbe stato alloggiato qua, non ce l'ho perché alla fine è un normalissimo caricabatterie con micro USB. E poi andando ad aprire, non guardate questa che è manualistica mia, perché ho avuto dei problemi col cellulare. Allora, troviamo una piccola guida con l'oggettistica che Motorola vende per questo telefono. C'è una specie di notebook a cui viene agganciato il PC e a cui viene agganciato il terminale, scusate, poi le dock, le tastiere Bluetooth, eccetera, eccetera. Abbiamo una manualistica su come tenere pulito il cellulare, cosa non fare, eccetera, eccetera. E questo è un manuale rapido di come si utilizza. Dato che il cellulare è stato aggiornato, non ha più gingerbread ma ice cream, questa guida diventa completamente inutile. Qui invece abbiamo la garanzia della Motorola, che tanto vi serve a poco e niente, dato che il mio era guasto, l'ho mandato in riparazione, l'hanno tenuto 3 settimane e me lo hanno ridato più guasto di prima, e poi gliel'ho rimandato altre 3 settimane e me l'hanno ridato con lo stesso problema. Quindi state pur tranquilli che a poco vi servirà. Però mi hanno detto che è rarissimo che questo tipo di cellulare abbia problemi, quindi sono stato molto fortunato io. Allora, il cellulare, come potete vedere, l'ho preso in tipo bianco, pesa 127 grammi. Allora, il cellulare non è leggerissimo, effettivamente, 127 grammi, però devo dire che la compattezza dei materiali, il Kevlar qua dietro, che sembra fatto apposta per le ditate, tiene bene, dà un bel grip alla mano, soprattutto per chi ha le mani che sudano molto come le mie o comunque scivolose. Pesa 127 grammi, è alto 130 mm, 68 x 7,1, ha uno schermo da 4,3 pollici che adesso andremo a vedere, con definizione 960x540, AMOLED Advanced, molto buono. Peccato che il mio ha avuto problemi proprio sul monitor, voi non li vedrete da video appunto perché sono problemi molto piccoli, quindi nulla, infatti lo tengo così perché non è nulla di esasperante. È realizzato con un taglio a laser di fibre Kevlar qua dietro, come vi ho detto prima. Il Kevlar, per chi non lo sapesse, è quel materiale con cui vengono fatte navicelle spaziali, proiettili, eccetera. Non pensate di avere un cellulare indistruttibile, è giusto per avere una sensazione un po' più carina al tocco e usare un materiale diverso dalla solita plastica, mo' di Samsung, per fare un esempio. Il vetro è un Gorilla Glass classico, molto resistente, ho notato, infatti come potete vedere non uso custodie per tenerlo né niente, sta in tasca tranquillamente, non ha graffi né rotture di nessun tipo. Ha praticamente tutte le bande, qualsiasi connessione. La LTE in Italia è stata bloccata, non so perché, in America invece con Verizon funziona, non so perché. Comunque HSDPA 14,4 MB, va molto bene, la connessione anche quando viene usata tramite la 3G è veloce e ci si trova bene. Android, come detto prima, questo è aggiornato da Ice Cream Sandwich, dopo vi farò vedere, abbiamo aspettato appunto a fare la recensione, abbiamo aspettato questo aggiornamento, tanto accendo il telefono. La batteria è da 1780 mAh, cosa vuol dire? Che il cellulare tiene una giornata buona di utilizzo, molto buono. Hanno fatto anche il Razr Max perché aveva un'utenza un po' più business e dura di più perché la batteria di quelli è da 3300 mAh, quindi come potete immaginare dura più di 2 giorni quasi. Abbiamo una sincronizzazione perfetta di questo dispositivo con il computer, abbiamo il PC Sync, il Moto Sync che è un programma utilizzato da Motorola per sincronizzare praticamente via wireless col vostro PC, che è di una comodità assurda per non avere cavi e cavettini. Io sono uno che perde tutto, quindi i cavi li perdo praticamente ogni 2 giorni, infatti ho la casa piena.
Wi-Fi 802.11 BGN da 2.4 GHz a 5 GHz, scusate che metto il PIN, veloce ovviamente anche col Wi-Fi, ma questo non c'è bisogno che io lo dica. Bluetooth 4.0, la fotocamera che io mi aspettavo peggiore, perché comunque ho visto altri migliori. Io avevo un iPhone 4S che comunque anche quello registra in Full HD eccetera, 8 megapixel. Questa qua invece è davvero ottima, una stabilizzazione video che ci sta, molto buona. Poi con l'aggiornamento abbiamo scatto continuo e tutti quei nuovi gingilli che hanno messo con il nuovo Android. Abbiamo, vabbè, ritaglio, rotazione, geotagging, luminosità eccetera eccetera per gli effetti della fotocamera, zoom digitale 8x anche mentre stiamo facendo video a 1080p, cosa molto buona perché mantiene una buona qualità. I sensori che abbiamo all'interno del cellulare sono prossimità, ambienti luminosi, compass, temperatura della batteria, accelerometro e GLONASS, che vabbè, fa parte del GPS. E qua in alto abbiamo un piccolo LED di stato che molto comodamente è multicolore, quindi se ci arriva una notifica su Facebook sarà di colore azzurro, se ci arriva un messaggio sarà di colore verde, insomma si adatta, se abbiamo la batteria scarica sarà di colore rosso. Il tutto viene mosso da un processore che mi è piaciuto e non poco, da 1.2 GHz dual core che secondo me si fa largo anche attraverso alcuni quad core che ci sono adesso, perché è della Texas Instruments, quindi un'azienda che sa quello che fa. Ed è ottimo, dual core, dual channel la RAM e abbiamo 1 GB di RAM. Scusate per il rumore, abbiamo 1 GB di RAM. Andiamo a vedere il terminale. Allora, adesso ho un codice di sblocco che non posso farvi vedere, mi dispiace. Perfetto. Allora, questo è il dispositivo. Ok. Io ovviamente l'ho riempito un po'. Andiamo a vedere le funzioni principali. Adesso il nuovo Android, come sapete, ha i widget vicino. Adesso scusate, è lento perché sta effettuando tutti gli aggiornamenti in questo momento perché non lo connettevo da un po' alla rete. Come potete vedere, il cellulare è molto fluido anche se carico. Ovviamente la memoria interna, scusate, non ve l'ho detto prima, è di 16 GB. E tanto, dato che sta scaricando, vi faccio vedere adesso. Aspettate che questo sportellino è sempre un po' difficile da usare. Qua abbiamo la micro SIM e qui abbiamo l'alloggio per la SD. Micro SD, mini, no, micro SD, scusate. Sopra abbiamo mini HDMI e l'ingresso mini USB, jack da 3,5. A lato abbiamo il bilanciere del volume, il tasto accensione, spegnimento, blocco e basta. Dietro una simpatica, se così possiamo dire, marchiatura Motorola in mezzo al Kevlar, fotocamera HD come potete vedere da 1920x1080, flash LED molto buono. Perfetto. Scusate che Google mi sta dicendo. Ok, perfetto. Vi stavo dicendo, come vedete, ha finito di fare i download, il cellulare è veloce, scorrevole, come potete vedere l'aggiornamento è l'ultimo, cioè Ice Cream. Partiamo da, allora, dentro al cellulare, scusate, troviamo già 7 Digital che non ho mai usato, ma se non ho capito male è tipo un aggregatore di social network. Qua abbiamo gli account dove potete sincronizzare tutti gli account che avete, mail, io ho messo Gmail, Facebook, tre Hotmail, quindi si sincronizza perfettamente. Attività, nulla di speciale, non sto neanche a farvelo vedere. Il browser, adesso era su Facebook Mobile, andiamo su il nostro sito. Allora, la tastiera diciamo che non mi fa impazzire, però vabbè, è così perché come sapete è integrata quella swipe che non mi ci trovo parecchio bene, però vabbè, la utilizziamo anche. Questo qua è il sito, come potete vedere l'abbiamo rimodernato un bel po', è stato cambiato quasi completamente, anzi non quasi, è stato rifatto da zero, come potete vedere lo legge benissimo, molto veloce. Vabbè, adesso siamo sotto wifi.
potete vedere abbiamo un'area e-commerce, quindi se volete comprare qualcosa adesso si può. E abbiamo tutto il sito, come potete vedere le carica a una velocità decente, anzi molto veloce. Vi faccio vedere però anche Chrome, che ormai a parere mio è come anche Google, prenderà il posto del browser predefinito. Scusate, ma questa tastiera diciamo che non è molto fatta per me, infatti ho sbagliato lo stesso, però vabbè. Come potete vedere, questo ha l'impostazione richiedi sito in modalità desktop, quindi ce lo dà direttamente in desktop, molto più semplice. Ah, e poi abbiamo questa comodità che adesso ovviamente non mi farà, eccoci, Chrome, cioè che zooma quando le parole da cliccare sono troppo piccole, ce le zooma per farci scegliere meglio dove andare. Perfetto. Lato internet e browser, comodissimo. Questo qua è il multitasking di Ice Cream, semplicissimo. Si tenete premuto il tasto home e si fa lo slide verso sinistra o destra per chiudere le applicazioni oppure riaprirle dal multitasking normalmente. Che altro? Calcolatrice, calendario. Vabbè, calendario è molto easy, possiamo dire, nulla di particolare. Il primo di dicembre. Come potete vedere si sincronizza con Facebook e i vostri client mail, quindi nulla di più. Centro assistenza Motorola mai usato, anche perché sinceramente Motorola di recente non mi sta molto simpatica. Contatti, abbiamo tutti i contatti di Facebook, eccetera, eccetera, tutti sincronizzati delle varie mail, eccetera. Io ogni volta chiudo perché non voglio che il telefono si rallenti. Email, adesso poi ve le faccio vedere. Dal widget Facebook file. Ah, aspettate, vi faccio notare una cosa. Vedete che qua in alto c'è questo simbolo rosso. Vuol dire che questa applicazione è di Motorola ed è sincronizzabile con Motocast. Come vedete, ce l'ha anche galleria e musica là in basso. File. Come potete vedere, cosa ci fa apparire? Memoria interna del telefono, scheda SD che adesso non è presente. Cartelle condivise e computer Motocast. Andando in memoria del telefono avrò accesso a tutte le cartelle del telefono, cosa ottima e utile soprattutto. Computer Motocast adesso non è connesso, ma si connetterebbe, come avete visto, al mio PC, Claudio PC, che adesso, come leggete sotto, è offline. Benissimo. Ora, fotocamera. Prendiamo come soggetto un hard disk. Adesso in modalità foto, sì, lo mettiamo qua, mettiamo a fuoco sul logo Western Digital. Ok, come potete vedere, scusate, ok, come potete vedere la foto è stata abbastanza veloce. Poi abbiamo le varie impostazioni, widescreen, cioè scegliere se farla da 6 megapixel o da 8, dipende, adesso non so perché l'ho messa da 6. No, era giusta prima da 6, da 8. Risoluzione video HD, caricamento automatico Motocast, quindi quando poi io connetterò al PC, cioè quando mi sarò sotto lo stesso wifi del PC, si connetterà in automatico e scaricherà le foto in una cartella apposita. Funzione tasti volumi, geotagging, solite funzioni della fotocamera. Qualche effettino carino, altre delle tipi di scene, ovviamente sport, eccetera, eccetera. Modalità panorama, autoscatto, raffica, le solite. Panorama è carina, ma nulla di che, la solita, insomma. Poi ovviamente, vabbè, flash, eccetera, esposizione e fine. Video. Voglio solo farvi vedere una cosa, il soggetto lo lasciamo, lo mettiamo un po' più distante, facciamo partire e come vi avevo detto, si può zoomare. Aspettate che non riesco a prendere. Si può zoomare all'interno, come vedete la qualità, vabbè, ovviamente sgrana, però la tiene. Comunque si capiscono le scritte, ok? Perfetto. Fermiamo il video e usciamo. Torniamo
all'interno del menu, siamo arrivati a fotocamera, galleria si connette con Facebook, eccetera, eccetera, come vedete è fatta in modo diverso. Qua ho tutte le foto dei miei amici, ad esempio qua ho Lorenzo che è l'altro socio di Miend. Abbiamo un rullino, raccolta, rullino non ve lo faccio vedere perché comunque ecco, sono foto personali, ma volendo vi faccio vedere l'ultima foto che abbiamo fatto, così capite come è predisposta, ok? Ecco lo zoom è scattoso, non so perché, pure il cellulare non, nel genere non fa scatti, solo nella galleria. Penso sia stato fatto apposta perché è impossibile che, se no lasciano la galleria normale di Android che è più che fluida. Andiamo oltre. Fotocamera, galleria, Gmail, che è come, esattamente uguale alla mail. Adesso abbiamo le solite Mastercard, Glemu, eccetera, che sono ok. Niantic Project, che è il gioco di Google, non so se lo conoscete, mi sta avvisando che hanno distrutto delle cose vicino al Monumentale, ma pazienza. Le mail, ovviamente c'è l'accelerometro, quindi vengono visualizzate anche in landscape. E andiamo avanti. Proseguiamo con, stiamo andando a finire ormai le impostazioni di Google Local, localizzazione Maps, che ormai non vi sto a spiegare, sono sempre le solite alla fine. Navigatore idem, molto comodo, funziona molto bene, l'ho usato parecchie volte, l'ho usato addirittura per portarlo in centro riparazione perché non sapevo dove fosse, che è un po' un paradosso. Playbooks, Play Music, a proposito di Play Music vi faccio sentire come si sente la musica, vado però in musica fornita da Motorola. Comunque sono sincronizzate sia musica che Play Music, hanno la stessa musica all'interno perché la raccolta è sempre la vostra. Allora, le canzoni che vedete scritte in nero sono quelle presenti sul cellulare, quelle scritte in trasparenza sono quelle che risiedono sul PC di casa, quelle che avete visto prima Claudio PC. Proviamo con un Fly Project, musica. Adesso questa qua degli alti è abbastanza buona, quindi come potete sentire l'audio dallo speaker esce bene, è alta anche soprattutto, la suoneria di certo la sentirete, non avete problemi. Stoppiamo perché poi diventa tipo un fracasso allucinante. E che altro? Vi faccio vedere un attimo la grafica e poi penso di aver finito. Non lo so, un giochino con una grafica carina. Non lo so, proviamo Beach Buggy Please. L'ho usato 2 volte, tipo. No, ma li scarico giusto per vedere un attimo il telefono come se la cava un pochino sotto sforzo. Aspettiamo che carica. Il gioco è in 3D, ovviamente. Touch to play. Adesso va a scatti perché comunque, come ho detto prima, sta scaricando gli aggiornamenti. Ho tolto l'audio, come vedete. Ok. Ah, ma è vero, non andava con l'accelerometro, gliel'ho tolto. Come vedete, il gioco gira molto bene, no? Fluido, carino. Le ombre, l'anti-aliasing vanno bene per essere comunque. Come vi ho detto, il processore se la cava ottimamente, poi la RAM essendo dual channel è perfetta. Io lo uso un po' con più generi di utenza, cioè lo uso un pochino per lavoro, un pochino, cioè tanto per cose mie personali e non ho mai avuto problemi di nessun tipo. Beh, che dire, il cellulare ci è piaciuto, mi è piaciuta meno l'assistenza della Motorola, ma il cellulare ci è piaciuto. Il cellulare adesso lo trovate in vendita a un prezzo di 299 se lo comprate da MediaWorld, 259 se lo comprate brandizzato con TIM, perché Motorola ha dato la possibilità ai venditori di venderlo a questa cifra, perché il prezzo originale sarebbe di 500 euro. Ottimo cellulare, ottime prestazioni, sta per uscire il Motorola Razr HD che avrà un video 1920 a 720p. Cosa cambia?
Niente, il processore sarà di 0,3 GHz più veloce, non più della Texas Instrument. Per me è stato meglio acquistare questo, se no avrei aspettato quell'altro. Quindi il voto che do a questo cellulare come cellulare è 8. Voto assistenza Motorola 2. Da Claudio Fradale è tutto, per Mi End, ciao a tutti.